Amici e amiche del web, buona serata, ben ritrovati con Today 24 di sera. Anticipiamo in apertura la nostra pagina sportiva perché pochi minuti fa si è conclusa la partita di Europa League tra Atalanta e Sporting Lisbona. Possiamo andare a vedere subito il risultato finale ed è un pareggio che qualifica direttamente agli ottavi di finale la formazione di Giampiero Gasperini. Vantaggio bergamasco nel primo tempo al 23esimo con Scamacca, poi il pareggio dello Sporting con Edwards intorno al undicesimo minuto della ripresa. I Lusitani hanno avuto 38 occasioni per passare in vantaggio, ma la tenuta e la difesa bergamasca hanno retto bene il confronto. Tra l'altro, con questo importante risultato, lo abbiamo detto, l'Atalanta si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League. In questo momento, mentre andiamo in onda, stanno per scendere in campo altre due formazioni per l'Europa League: la Roma in trasferta in terra elvetica contro il Servette, e poi tra poco al Franchi di Firenze in Conference League la Fiorentina contro i belgi del Genk. Ma poi ritorneremo ovviamente in pagina sportiva anche per ricordarvi come è avvenuto. Per quanto riguarda invece le condizioni legate alla Champions League. Ma adesso andiamo con le altre notizie del giornale. Partiamo ovviamente dal tragico attentato che si è verificato questa mattina a Gerusalemme, dove tre israeliani sono rimasti uccisi in seguito a un attentato ad opera di due palestinesi che sono giunti da Gerusalemme Est a bordo di un'automobile. Ne sono scesi impugnando due fucili ed una pistola ed hanno aperto il fuoco. Tra l'altro, la conferma è arrivata dalla sicurezza nazionale israeliana. L'operazione è stata rivendicata dall'organizzazione terroristica Hamas. Secondo la radio militare israeliana, i due attentatori hanno scontato detenzioni in Israele per attività terroristiche. Il segretario di Stato americano Blinken, che si trova da ieri in Medio Oriente, esorta tutti a il rispetto della tregua che è stata ancora ulteriormente prorogata. Intanto, la famiglia di uno degli ostaggi che erano stati rapiti durante un rave party nel deserto del Negev è stata informata che il loro figlio, che era stato portato a Gaza con ferite gravi, è morto. Per 3 settimane il suo destino era rimasto sconosciuto, poi i parenti avevano saputo del rapimento. Tra l'altro, alla rave party in quel drammatico 7 ottobre erano stati uccisi circa 364 giovani. E veniamo adesso alla nostra identità regionale, che inizia partendo da Andria, dove in città c'è orrore per l'ennesimo femminicidio. Una donna è stata uccisa dal marito davanti ai suoi figli piccoli. La comunità di Andria nella BAT è sotto shock per la morte di una donna di 51 anni, uccisa con violenza dal marito davanti ai suoi figli piccoli. L'uomo, dopo l'arresto, ha confessato di averla uccisa per gelosia, unita a una umiliazione che lo ha portato a perdere le staffe. L'uomo si trova attualmente nel carcere di Lucera a Foggia ed è accusato di omicidio volontario. Dunque, è stato lo stesso uomo, dopo aver commesso il delitto, a chiamare i carabinieri. All'omicidio erano presenti i figli della coppia, che sono stati poi affidati ai nonni e ad un gruppo di psicologi. Un momento di preghiera si è svolto nella scuola dove frequentavano i due bimbi della donna. La sindaca Giovanna Bruno, in alcune dichiarazioni rilasciate ai media, ha messo in evidenza che i bambini
miei piccoli sono stati informati con la delicatezza del tema e con un linguaggio semplice di quanto era avvenuto. Adesso si attende l'autopsia sul corpo della vittima e i funerali. Lunedì scorso si è tenuto questo Litet Notaraggio Rosati di Foggia, diretto dalla preside Irene Sasso, un incontro particolare con un plurilaureato, Leonardo Altobelli. La storia di questo signore è da vivere innanzitutto perché con il passare del tempo e negli anni ha conseguito ben 15 lauree, l'ultima all'età invidiabile di 91 anni, davvero complimenti. L'incontro è stato organizzato dalla docente di lettere Lucia Palmieri, che ha avuto l'obiettivo di offrire agli studenti e studentesse una lezione di vita, motivandoli a non arrendersi mai davanti ai propri sogni e a perseguire i propri obiettivi a qualunque età. Per la preside Irene Sasso, la sua storia è un messaggio di speranza e di ottimismo per i nostri studenti e le studentesse, un esempio di come la passione per la conoscenza possa essere una forza trainante nella vita di una persona. Un modello positivo per stimolare i giovani a pensare in modo critico e sviluppare le proprie capacità. Sono certa che la sua testimonianza è stata un'occasione di crescita e di ispirazione per tutti. I 100 anni della nascita di Donna Milani sono stati ricordati nell'agorà del Consiglio regionale pugliese con una manifestazione organizzata dalle scuole di primo e secondo grado di Bari e Foggia, dell'Istituto Preziosissimo Sangue, in collaborazione con il Consiglio regionale. Ospite d'eccezione in collegamento video, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Zuppi, che ha riservato un po' del suo tempo per salutare i ragazzi intervenuti. Con le docenti che hanno lavorato durante il mese di novembre sulla centralità della scuola nel pensiero appunto della vita di Donna Milani. Il cardinale Zuppi ha detto che Don Milani è stato un esempio di grande capacità e di grande sensibilità nei confronti delle giovani generazioni. Una scuola fatta non di nozioni, ma di verità quotidiane apprese, comprese e rielaborate. Nel percorso progressivo di una scuola che va a propria ogni più piccola esperienza della vita. Tra l'altro, c'è anche da dire che, indipendentemente dal ceto e dal senso delle famiglie di provenienza, in quell'epoca del primissimo dopoguerra, in cui si dava a tutti la stessa capacità di parlare, leggere ed esprimersi, significava non accettare lo stato delle cose, ma lottare per fare degli italiani un popolo, della comunità ed una nazione. Si terrà venerdì 1 dicembre presso l'Aula Magna del Dipartimento di Economia della UniFG il seminario di studi dal titolo Radio e Generazione Z, il lavoro della comunicazione, con la partecipazione di Federica Gentile, direttrice di Radio Z e conduttrice di RTL 102.5, e di Francesco Predella, capo ufficio stampa del gruppo di RTL 102.5 e anche conduttore radiofonico. Sviluppato nella formula del seminario Talk sarà un'occasione di formazione per gli studenti Downing che potranno avvicinarsi al mondo dei media e dei social. L'iniziativa è stata organizzata dal docente di un corso universitario su media e comunicazione dell'Ateneo Down, Daniele Stasi. L'iniziativa del 1° dicembre nasce nell'ambito del corso di laurea in comunicazione, relazioni pubbliche e tecnologie digitali e ha come obiettivo proporre agli studenti della UniFG un momento di confronto con professionisti di alto livello del settore radiofonico. Ed ora spostiamoci a Bari, dove bagarre delle opposizioni in seguito alla mancata nomina delle commissioni consigliari in Regione Puglia. News 24.7. Un plateale gesto di protesta, un segnale lanciato direttamente al presidente Michele Emiliano per chiedere dignità e rispetto delle minoranze. Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha abbandonato l'aula del Consiglio regionale dopo quella che definiscono la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, ovvero la decisione della maggioranza di annullare il programma di rinnovo delle commissioni consiliari che era stato stabilito e concordato in precedenza. Tutto questo, spiegano da Fratelli d'Italia,
d'Italia in conferenza stampa perché il centrosinistra non riesce a trovare la quadra per spartirsi le presidenze delle commissioni. Emiliano non può continuare a trattarci come garzoni, incalza il capogruppo Francesco Ventola, mancando di rispetto ai cittadini puglisi che rappresentiamo in consiglio. Della bomba atomica, è lui l'artefice di questo. Se è vero come è vero che continua a trattare il consiglio regionale come se fosse un adepto, uno dei tanti adepti al suo servizio. Non è così e noi siamo stati costretti, nostro malgrado, perché mai abbiamo assunto un atteggiamento del genere, anzi, molto spesso abbiamo garantito il numero legale, molto spesso abbiamo condiviso delle proposte di legge, sempre in assenza di Emiliano. Ma adesso basta, non è possibile trattare i consiglieri di minoranza alla strega di quattro ragazzini da chiamare quando servono. Noi abbiamo l'onere e l'onore di rappresentare tutti i cittadini pugliesi, anche coloro che non la pensano come lui. E il Consiglio regionale non deve essere uno strumento di mercimonio nelle sue mani. La presenza di Emiliano quando ci sono la sottoscrizione di contratti di chi viene internalizzato è la dimostrazione di chi vuole esercitare il proprio potere esclusivamente per aumentare il proprio narcisismo e il proprio consenso. Sotto accusa è l'intera gestione dei lavori del Consiglio regionale. Le mozioni non vengono eseguite, le leggi approvate rimangono inapplicate per mancanza dei regolamenti attuativi o della copertura finanziaria. L'ennesimo rinvio del rinnovo delle commissioni consiliari e delle loro presidenze, conclude Ventola, è solo l'ultimo atto di una gestione personalistica del potere da parte del governatore Emiliano. Cultura e arte si fondono in uno straordinario progetto che parte a Cerignola nel Foggiano venerdì 1 dicembre, si chiama Icon. L'idea è partita da una hair stylist di Cerignola, Licia Di Meo, che ha messo a disposizione il suo salone per questa iniziativa. Ex studentessa dell'Istituto d'Arte, si avvale dell'apporto della Castaldi Eventi e di una testata locale Opantina, RA News. La giovane dice: crescendo mi sono avvicinato alla professione di art stylist e ho lavorato per molti anni con altre acconciatrici. Sono titolare da un anno del mio salone e dopo alcuni mesi di attività ho pensato di destinare una parete del mio spazio per promuovere l'arte e la creatività. Inaugurazione domani, poi lo spazio partirà nel mese citato con Rita Valentino, poi a gennaio Serena Minella ed a febbraio Anna Maria Dente. Il modo perfetto di coniugare art stylist e arte in una città in cui vale qualcosa di nuovo e stimolante è giusto per non fare. Ed eccoci alla pagina sportiva. Le notti di Champions League hanno regalato emozioni e davvero sorprese e non indifferenti, anche e soprattutto per le formazioni italiane che stanno lottando per gli ottavi di finale. Cominciamo dal Santiago Bernabéu di Madrid, dove il Napoli, nonostante la sconfitta contro i Blancos di Carlo Ancelotti, colleziona una bella prestazione e per molti minuti mette in difficoltà i Blancos. Inizia il vantaggio azzurro con Simeone, dopo 60 secondi era arrivato il pareggio di Rodrigo, poi il talento inglese Bellingham mette sulle 2-1 la formazione di Carlo Ancelotti, che nel secondo tempo subisce il pareggio del Napoli ad opera di Anguissa. Finale tutto madrinista con le firme del 3 e del quarto gol di Vaz e Joselu. Emozioni intensissime invece al Dalus di Lisbona, dove Benfica Inter è terminata con uno spettacolare 3-3, iniziale e triplo vantaggio lusitano con Joao Mario nei primi 34 minuti del primo tempo. Poi nella ripresa accade quel che non ti aspetti, l'Inter accorcia prima con Arnautovic l'1-3, poi il 2-3 di Frattesi e il definitivo 3-3 finale ad opera di Alexis Sanchez su calcio di rigore. Attesa oggi. E per quanto riguarda invece l'Europa League, come vi abbiamo detto in apertura di telegiornale, l'Atalanta si è qualificata direttamente per gli ottavi di finale pareggiando a Bergamo contro lo Sporting Lisbona con il punteggio di 1-1. E andiamo a vedere anche la situazione degli altri campi, sia per quanto riguarda l'Europa League e la Conference League delle italiane. Cominciamo dalla sfida di, del Svizzera, del Servette, qui
I minuti di gioco del corso del primo tempo sono 9. Servette Roma è ancora ferma sullo 0-0. Da segnalare che c'è stata una punizione per la Roma che non ha avuto grossi sussulti. Invece si era reso protagonista e pericoloso il Servette qualche minuto prima con un tiro dalla lunga distanza. Facciamo anche il punto sulla gara di Conference League che vede protagonista al Franchi la Fiorentina contro gli belgi del Genk. La situazione aggiornata al decimo minuto del primo tempo vede ancora 0-0 tra le due formazioni. Anche in questo caso la formazione viola di Vincenzo Italiano è obbligata alla vittoria indipendentemente dai risultati che dovessero arrivare da altri cambi. E va anche detto che in caso di vittoria si qualificherebbe ovviamente come è giusto che sia per quanto riguarda gli ottavi di finale di Conference League. E siamo arrivati al termine di questa edizione di Today 24 di sera. La nostra identità regionale e non solo torna come sempre a farvi compagnia domani alle 13 con Today 24. Grazie a tutti per essere stati in visione e al nostro ascolto e ovviamente buon proseguimento di serata.